Come ci occupiamo di far conoscere tutto ciò che riguarda Siena, non possiamo trascurare le sue attività. Questo episodio è offerto da Andrea Sampoli Fotografo, ormai sempre affermato a Siena in Italia. Lo potete trovare per servizi fotografici e molto altro in via Circangiolieri 6 a Siena. Uno dei primi campanari della torre che si erge accanto al palazzo pubblico fu Giovanni di Duccio, una persona alquanto nota per i suoi sperperi e i suoi vizi legati soprattutto alla cucina. Tale fama gli valse il soprannome di Mangia Guadagni, o più semplicemente Mangia, da cui deriva il nome della torre. Il lavoro di campanaro non gli durò a lungo, visto che nel 1360 venne subito installato il primo orologio meccanico. All'orologio venne accoppiato una toma che batteva le ore di una campana, al quale il popolo trasferì il nomignolo del primitivo campanaro, quindi Mangia. Da un documento del 1396 si ricavano le notizie di inizio del funzionamento dell'uomo di legno. Questo dimostra che il primo Mangia era stato costruito in legno, ma ben presto dovette essere sostituito perché le intemperie l'avevano guastato. Il 21 marzo del 1425 fu completata la realizzazione di un nuovo toma, in ottone stavolta. Fu rifatto poi in travertino nel 1759 ed è questa la sua ultima incarnazione. Infatti nel 1780 fu definitivamente tolto dalla torre e da quell'anno le ore vennero battute da un martello in bronzo. I resti dell'ultimo Mangia possono essere ancora oggi osservate nel cortile del Podestà.